Quillan finalmente è tornato al Tempio Jedi. Il figlio al prodigo è tornato dai suoi compagni e adesso li sta aiutando a sconfiggere Dooku. Ma ha promesso a Ventress che, finita la guerra, lascerà tutto quanto per stare con lei. Quindi lascerà i Cavalieri Jedi, smetterà di essere uno di loro. Ma l'Alto Consiglio non sa delle sue intenzioni. Anzi, l'intervento su Voss sull'asteroide ha salvato molte vite. Adesso sono pronti a riabilitarlo come generale. Secondo loro è pronto. Lui si è accorto con un presentimento che c'erano degli ordigni, ha fatto scappare tutti quanti, quasi sacrificandosi, ed ecco che l'Alto Consiglio ha valutato il suo ritorno in azione. La nuova missione che hanno da affidargli è nell'orbita di Vancor. Ci sono alcuni informatori repubblicani che hanno informato Mace Windu che c'è una stazione di ascolto che Dooku utilizza per intercettare le comunicazioni della Grande Armata, quindi della Repubblica. Voss però sa poco della stazione. Quando ha lavorato per Dooku come ammiraglio Enigma, il conte gli diceva soltanto il necessario, ma finalmente lieto di tornare in azione, quindi sì, accetta l'incarico, si butta nell'azione. Insieme a lui guideranno l'attacco i generali Skywalker e il generale Kenobi, scortati da 2 dozzine di caccia ARC 170 con il supporto tattico della Vigilance, dello Star Destroyer. La pianificazione in questo caso è rapida ma molto precisa. Le stazioni di ascolto, dovete sapere, che sono un po' diverse, quelle repubblicane da quelle separatiste. Ad esempio, quelle repubblicane sono le meno difese, perché il rischio che siano prese d'assalto è molto elevato. E quindi il personale è ridotto al minimo. Se attaccano i separatisti, se la bombardano, non si vogliono sacrificare vite umane. Quindi cosa si fa? A bordo delle stazioni di ascolto repubblicane il personale è minimo, giusto l'essenziale. Però nel caso di attacco c'è un segnale che si interrompe e in quel momento la flotta più vicina riceve l'allerta di attacco e interviene immediatamente a soccorrere per l'appunto la stazione di ascolto. Quelle separatiste che in questo caso dovranno attaccare è il contrario. Ovvero, i separatisti non hanno problemi di droidi, ne hanno in abbondanza, quindi sacrifichiamoli. Loro sono molto difese, hanno per l'appunto caccia, hanno droidi in posizione, hanno torrette e il supporto esterno non c'è. Non serve che ci sia nelle vicinanze per l'appunto un destroyer che intervenga, no, sono massicciamente protette. Tuttavia, quando i nostri arrivano nell'orbita di Vancor, arrivano per l'appunto vicini alla stazione, è strano, non ci sono caccia, non ci sono droidi e la struttura sembra vuota, forse è addirittura abbandonata, non si sa da quando, ma guardando non c'è nessuno. Magari gli informatori repubblicani erano poco attendibili, oppure potrebbe essere una trappola. Per cautela Obi-Wan Kenobi ordina un bombardamento a bassa quota e aspetta qualche reazione. La struttura sobbalza tra fumo, esplosioni, grigiore. Niente. Non succede nulla. Niente navi, niente droidi, nessuna forma di vita sugli scanner. Niente di niente. La stazione di ascolto è completamente vuota. Il che è anormale. C'è qualcosa di strano. Ve l'ho detto, quelle repubblicane sono molto meno sorvegliate perché abbiamo un incrociatore che interviene. Quelle separatiste dovrebbero essere piene, ma i repubblicani stanno arrivando e non c'è nessuno. Voss a questo punto propone di atterrare. Entriamo al suo interno. Sì, abbiamo causato ingenti danni, abbiamo bombardato, ma magari troviamo qualcosa di utile, anche un piccolo oggetto che io con la mia psicometria posso leggere. Tuttavia all'interno ci sono soltanto rottami, apparecchiature di ricambio per i droidi B1, B2, detriti. Quillan prova a raccoglierne qualcuno, ma è inutile. Hanno una traccia molto incerta, molte persone li hanno toccati, quindi è difficile leggere con la psicometria un ricordo specifico. Per la sua abilità serve qualcosa di più intatto, di più personale, qualcosa come... Eccolo! Un pettine per capelli. Sì, non è molto, ma può essere utile. E Voss si prende un momento per esaminare con la psicometria questo pettine. Rivede per l'appunto i ricordi di colui che l'ha usato, l'ultima volta che si è pettinato, che si è fatto bello, ma soprattutto scopre 2 cose importanti.
La stazione è stata abbandonata da poche settimane. Dunque, evidentemente, era preoccupato che Quillan, ora tornato dai Jedi, potesse rivelare informazioni su questa stazione, sulla sua posizione, e quindi ne ha ordinato in fretta e furia l'evacuazione. Sì, ha senso. Tuttavia, Kenobi è un po' scettico. C'è qualcosa di strano, non trovate? Cioè, è verosimile che Dooku abbia preso precauzioni contro Vos. Però è la seconda volta. E il tempismo del conte è impeccabile. È insolitamente curioso, non trovate? Potrebbe essere una coincidenza, almeno si spera. Ma nei peggiori dei casi c'è una fuga di notizie. Qualcuno, forse, sta passando informazioni al conte. E bisogna indagare, farlo subito. Bisogna escludere l'esistenza di una talpa all'interno dell'Ordine Jedi. Pertanto, tornato su Coruscant, Kenobi chiede udienza al maestro Yoda e al maestro Windu. Maestri, nell'ordine potrebbe esserci un traditore. Qualcuno che avvisa Dooku dei nostri movimenti. Per questo ci ha anticipato di nuovo. Per questo sapeva del nostro arrivo. Chi è? Potrebbe essere quella Vos? Sì, magari Ventress aveva ragione. È caduto al lato oscuro e sta collaborando con il conte. Però Obi-Wan, no. Non vuole credere a questa cosa, ma si sforza di accostare i propri sentimenti per l'uomo e di guardare in faccia i fatti. Dal ritorno di Vos al Tempio Jedi non ci sono state stranezze nelle operazioni di guerra. Tutto è andato normale, secondo la norma. Tuttavia, guarda caso, in ambo le missioni in cui l'uomo ha partecipato, sarà un caso, sarà una coincidenza, e Dooku si è mosso in anticipo. Sapeva già i movimenti della Repubblica. Ripeto, potrebbe essere una coincidenza, ma ci sono altre due cose un po' strane, un po' stranine. È stato Vos, come vi ho detto anche prima, a trovare gli esplosivi sull'asteroide, quasi mosso da un presentimento, ma e se li avesse attivati lui invece? Ipotizziamo per un attimo che Quillan lavori per Dooku e avesse il compito di far esplodere i rifornimenti dei separatisti per impedire alla Repubblica di riutilizzarli. Non ci sono prove certe, è un'ipotesi, però è plausibile. Lo avrebbe potuto fare, pur di non far cadere in mano nemica, quindi in mano dei repubblicani, le scorte dei separatisti, le ha fatte esplodere sull'asteroide. Inoltre, anche in questo caso, la stazione di ascolto era abbandonata. Ma Vos, grazie alla sua psicometria, ha rivelato sia il motivo che il momento esatto dell'evacuazione. Ma se avesse mentito? Cioè lui lo ha detto toccando il pettine. Come sappiamo che ciò che dice Vos, ciò che ha visto veramente, sia quello che ha detto? Nessun altro ha la psicometria. Nessun altro può leggere gli oggetti e vedere che cosa mostrano, che cosa rappresentano. Quindi un'altra ipotesi importante. Vos potrebbe aver mentito. Di nuovo non ci sono prove, ma sono due coincidenze un po' strane. E anche Yoda, Windu e Kenobi sono incerti. Bisogna avere delle prove che confermino oppure smentiscano queste accuse. Il destino di Vos è legato a una linea sottile e potrebbe dipendere da pochi indizi. Magari ancora presenti sul luogo, tra l'altro. Alla stazione di ascolto c'era poco e nulla, detriti, pezzi di ricambio dei droidi, nulla di utile. Ma sull'asteroide, Dash e un gruppo di cloni sono rimasti per catalogare i detriti, per cercare magari dei rifornimenti che potevano essere riutilizzati, o magari proprio alla ricerca di informazioni utili. E tra i rottami, maestro, ha trovato qualcosa di insolito, ma qui non ha dato troppo peso. Infatti, secondo le analisi, l'esplosivo utilizzato, quello che ha trovato Vos, era di fattura repubblicana e non separatista. Sì, è strano, decisamente strano, ma non è troppo inusuale che i separatisti usino armi della Repubblica o viceversa. Perfino i Jedi erano in missione sull'asteroide, perché? Per recuperare, per l'appunto, rifornimenti o armi nemiche da riutilizzare. In guerra lo si fa, si ruba al nemico e lo si riutilizza per se stessi. Quindi
non è per Dash qualcosa di insolito, qualcosa per cui allertare l'Alto Consiglio. Però a questo punto è l'ennesima coincidenza. Sono tre coincidenze che macchiano la reputazione di Voss. E le possibilità a questo punto sono ormai poche. O Quillan lavora per il Conte, quindi è caduto al lato oscuro, oppure la seconda è un po' più leggera, è un po' più positiva. Cioè, Voss non è caduto al lato oscuro, Voss non lavora per il Conte, ma ugualmente c'è una talpa nell'ordine Jedi. C'è qualcuno che lavora per il Conte e sta incolpando quella Voss. In ambo i casi il problema da risolvere è lo stesso. Nel Tempio c'è un traditore che lavora per il nemico e bisogna scoprirlo, bisogna identificare la talpa. Due giorni dopo, passa del tempo, e Maestro Yoda convoca Kenobi nei suoi alloggi personali. Obi-Wan è agitato. Perché Yoda mi sta chiamando nei suoi alloggi? Perché vuole parlarmi di persona? E mentre cammina nei corridoi, ripete a se stesso ad alta voce il codice Jedi. Non c'è emozione, c'è pace. Non c'è ignoranza, c'è conoscenza. Questa cosa è molto interessante. E io, come vi dissi già nelle live, nelle dirette di analisi della serie Obi-Wan Kenobi, avrei voluto vedere questa cosa, per l'appunto, nella serie, in quella stagione. Perché? Perché Obi-Wan tende a farlo. Obi-Wan è molto legato al codice Jedi e nei momenti, come vediamo qui, di dubbio, ripete a se stesso i versi, cerca conforto, cerca coraggio in ciò in cui lui crede così tanto. Perché non l'ha fatto, ad esempio, nella serie Obi-Wan Kenobi, nella sua serie? Era giusto nei momenti di sconforto che lui ritrovasse se stesso in questi versi, in ciò che lui ha studiato, nella dottrina che ha seguito fedelmente fino alla fine dei suoi giorni e seguirà quindi per tutta la sua vita. Io questo piccolo richiamo, che tra l'altro avrebbe trovato conferma nella figura di Voss, che guarda caso hanno citato nella serie live action, perché non mi hai rimesso questa caratteristica di Obi-Wan che qualche volta rivediamo? Ve lo dissi, era un peccato, è stato un peccato che non abbiano colpito nel segno citando questa cosa, perché c'erano varie situazioni in cui Obi-Wan avrebbe potuto ritrovare la speranza, un briciolo di luce, un briciolo di fede, ripetendo a se stesso questi versi, soprattutto magari sul finale. Tornando avanti, il codice Jedi, il ripeterselo, rilassa Obi-Wan. Arriva da Yoda un po' più sereno, ma le notizie che deve dirgli il maestro sono cupe. Il maestro Yoda, come Quinlan Voss, ha un'abilità rara e unica. Se Quinlan, tramite la psicometria, può toccare un oggetto e rivivere alcuni istanti del suo proprietario, Yoda, stringendo le mani di una persona, può scorgere ciò che nasconde nel suo animo. E l'ho fatto con Voss. Lo ha preso tra le sue mani, gli ha toccato le mani e ha guardato ciò che Voss nasconde nel suo animo. E sì, le scoperte sono tetre, perché qui la Voss è vittima del lato oscuro. Nessuno si è accorto perché è capace di nascondere la propria oscurità, di celarla, ma è a tutti gli effetti un agente del male. Kenobi non crede a quelle parole. No, cioè, allora Venters aveva ragione. Ha sempre avuto ragione, noi siamo stati ciechi. Sì, Venters, grazie all'amore, quel sentimento tanto allontanato, tanto respinto dai Jedi, ha percepito subito il cambiamento nell'amato. Qualcosa non andava e lo ha detto. Al contrario, i Jedi conoscono Voss soltanto in apparenza, in modo superficiale, quanto il codice gli permette, e non hanno riconosciuto alcun segnale. Sono stati ingannati. Yoda, dal canto suo, prova a giustificare il loro fallimento. Le emozioni che provano per Quillan li hanno sicuramente offuscati. Possibile. Le emozioni che i Jedi provano per Voss li hanno offuscati. Ok, quindi tutti i Jedi dell'Alto Consiglio, compresi Yoda, Windu, Mundi, Plo Koon, erano davvero così affezionati a Quillan?
non lo so, è un po' tirata. Cioè, io capisco Dash e Kenobi, ma dubito ci fosse un'amicizia così forte con tutti gli altri. Certo, è innegabile il rispetto reciproco che abbiamo all'interno dell'ordine, ma io dubito che un sentimento di rispetto possa avere veramente influenzato tutti i membri dell'Alto Consiglio. Quella di Yoda, più che altro, è l'ennesima giustificazione erronea e vacillante che l'Ordine Jedi tende a fare alla fine. Tuttavia, tralasciando ciò, ora che i Jedi hanno scoperto l'inganno, bisogna convocare i maestri dell'Alto Consiglio per una riunione di emergenza. Il problema è grande. Qui la Vos sta ancora servendo il Conte Dooku. E Kenobi durante la riunione è talmente agitato che nemmeno si siede e continua a ripetersi nella mente il codice Jedi. Quillan è caduto al lato oscuro. Non ci sono dubbi. Se la notizia diventasse di dominio pubblico, sarebbe la nostra rovina. Windu è molto tetro a riguardo. Infatti, dallo scoppio della guerra, i Jedi hanno perso molti consensi e negli ultimi mesi la popolazione sembra additarli come guerrieri bramosi di sangue e di potere. Hanno perso il sostegno, la fiducia dei civili e non riescono più a riprenderla. Prima il tradimento di Dooku, che per l'appunto è il leader separatista che ha iniziato le guerre, poi Prosed Dibs, poi il generale Pon Krele che ha servito Dooku, l'attentato al Tempio Jedi di Barriss Offee in cui sono morti operai civili. Vos è anche più pericoloso di tutti loro. Se si scoprisse della sua abilità, della psicometria, se i cittadini venissero a scoprire che lui l'ammiraglio Enigma di cui parlavano gli Olonet, quel pericoloso ammiraglio che ha distrutto diverse flotte della Repubblica. No, una scoperta simile avrebbe ripercussioni enormi per l'Ordine Jedi. Addirittura i Cavalieri potrebbero venire accusati di collaborare con il Conte e quindi di alimentare una guerra fittizia soltanto per avere più potere. Non c'è tempo, bisogna giocare d'anticipo, bisogna smacchiarsi da questa situazione ambigua. La proposta di Windu per farlo è fredda e decisa. Vos ha scosso le fondamenta dell'ordine e il suo operato ha causato morte e distruzione. Abbiamo superato con fatica le precedenti avversità e il popolo non è più con noi. In questo periodo possiamo permetterci soltanto a malapena di fidarci gli uni degli altri. In troppi ormai ci stanno tradendo. Nessuno avrebbe mai immaginato, ad esempio, che una Padawan, Barriss Offee, diventasse una terrorista separatista. Ora che è successo di nuovo, dobbiamo rispondere in modo drastico, veloce e deciso. Propongo l'esecuzione di Quilla Vos per alto tradimento. Per un attimo, nella stanza cala il silenzio. C'è il gelo. Mundi acconsente con voce solenne e altri maestri gli fanno presto eco. Ma Kenobi è sconvolto. No. Non può essere vero, scusate, ma questa è una follia. Noi non siamo Sith. Non viviamo di assoluti e la morte è la cosa più assoluta che esista. Vos deve pagare. È vero, ha sbagliato. Ma i Jedi non vivono di vendetta. Non vivono di occhio per occhio. Noi non ci vendichiamo. Quillan è stata una vittima collaterale. Dooku lo ha torturato. Lo ha costretto a cadere all'oscurità. Siamo stati noi, vi ricordo, a mandarlo dal Conte. È colpa nostra e non possiamo lavarci le mani uccidendolo. Mandiamolo in esilio, lontano da noi, nell'orlo esterno magari. Ma Windu e Chiedemundi sono contrari. Le azioni di Vos avranno ripercussioni gravi per noi e per l'Ordine Jedi e non riuscirà mai a liberarsi dal lato oscuro. È troppo pericoloso per essere lasciato vivo. Deve morire. E questa frase che Windu sta dicendo è per l'appunto la stessa che dirà ad Anakin in episodio 3 quando vuole uccidere Palpatine. È troppo pericoloso per essere lasciato vivo, è troppo pericoloso per essere giudicato, quindi deve morire. Windu ormai si è un po' smarrito, si è un po' perso.
ama così tanto la Repubblica, ama così tanto l'ordine Jedi, che pur di difenderlo, questo amore, questo attaccamento, lo sta accecando, lo sta annebbiando, e quindi si comporta nel suo posto, da Sith, pronto a uccidere. Kenobi, che è ancora fedele, che è ancora sul sentiero della luce, infatti non è d'accordo. No, deve esserci una soluzione migliore. E cerca di pensarla. Qual è? Cosa posso fare? Alla fine ha un'idea. Ok, mandiamo Vos a uccidere Dooku. Di nuovo. Diamogli una possibilità di resistere al lato oscuro, di redimersi. Dopotutto è ciò che vogliamo, no? Vogliamo che uccida Dooku e che si redima. Oppure siamo qui soltanto per avere un passatempo, per fare due chiacchiere. Le ultime parole di Obi-Wan sono una forte provocazione. Infatti infastidiscono i colleghi che cominciano un attimo ad agitarsi. Che cosa sto dicendo? Certo che vogliamo uccidere Dooku. Certo che vogliamo ugualmente che Vos si redima. E a questo punto Kenobi è sempre più diretto, più preciso. Allora daremo a Vos un nuovo incarico. Cercare il conte e ucciderlo. E noi lo seguiremo in segreto. Sarà la nostra trappola per verificare la sua lealtà, se è fedele a noi o ai Sith. L'Alto Consiglio ci riflette e seppure con qualche riserva accetta la proposta. Però ha una condizione. Obi-Wan dovrà seguire quella Vos e nel peggiore dei casi, se Vos si rivela fedele al conte Dooku, dovrà ucciderlo sul posto. Kenobi fa un profondo respiro, ci pensa. E infine accetta il compromesso, è la cosa più vicina a una possibilità per Vos che ha trovato. Non sarà facile. Non sarà facile per nulla accostare i sentimenti che prova per Quillan. Ma almeno sto offrendo una possibilità all'amico. E ora dipende tutto da lui. Tutto da quella vostra.